In questo video abbastanza breve vi farò vedere un gadget davvero figo che ho trovato per Echo Dot di terza generazione. Lo vedete forse già dietro le mie spalle, no scherzavo, non lo vedete, e si tratta di questo dispositivo. Intuite un po' che cosa fa? Vi permette di aggiungere al vostro Echo Dot una batteria. In questo modo potete utilizzare il vostro dispositivo senza alcun cavo. Come si fa a installare? Semplicissimo, vedete qui c'è il mio Echo Dot che adesso si è spento perché l'ho rimosso dall'alimentazione, e semplicemente in questo modo vado a collegare il dispositivo che adesso si sta collegando e posso nuovamente controllarlo. È fatto veramente bene perché guardate, qui abbiamo 4 LED che ci indicano lo stato della batteria. La batteria è da 5200 mAh, dura all'incirca 8 ore. Io ce l'ho attivo questo power bank dalle 11 di mattina fino ad adesso che sono le 6, sono passate quindi più o meno 7 ore e ancora 3 tacche su 4. Ovviamente non ho il dispositivo perennemente in funzione, o meglio è in funzione però non sta riproducendo in continuazione da 7 ore musica, e da questo capite che la batteria dura davvero tanto. Per quanto riguarda la struttura è molto solida, guardate, lui non si stacca. Se dico Alexa si accende, per quale motivo? Perché i 4 microfoni non vengono bloccati. Ho comunque accesso al tasto più e meno, ho la possibilità di spegnere il microfono e la possibilità di attivare sempre manualmente Alexa. Per quanto riguarda sempre l'alimentazione, abbiamo questo pulsante che ci permette di spegnere proprio il power bank. Nel caso però possiamo anche ricaricare il power bank con lo stesso alimentatore che ci fornisce Amazon con Echo Dot. Vi faccio vedere che comunque non cambia assolutamente nulla da prima. Guardate, io collego tranquillamente il vecchio alimentatore e oltre ad utilizzare il dispositivo senza interrompere la sua funzione, infatti io posso tranquillamente staccarla mentre sta facendo qualcosa, per esempio mentre sta riproducendo la musica o mentre sta dicendo qualcosa. Alexa, come va? Mi sento informissima. Vedete? Grazie. Adesso lei parla, io stacco, ma continua a funzionare. Io posso continuare ad andare via e il dispositivo continua a parlare. Posso di nuovo riaccenderlo. Accendi luce. E mi ha acceso la luce. Teonal mentre ci spia. E devo dire che è un prodotto davvero molto interessante. Avete visto, si tratta di un gadget molto utile che vi permette di portare il vostro dispositivo in tutta la vostra casa, ovviamente sempre nel range della rete wireless. Però grazie a questo dispositivo magari non avete la necessità di comprare più Echo, ne comprate solamente uno e poi ve lo portate in giro, anche se magari non sempre può risultare comodo a tutti. Non costa tantissimo, costa mi pare meno di 30 euro e su sconti GoGo vi ho lasciato anche un coupon con degli sconti, quindi se non volete perdervi magari qualche sconto entrate su sconti GoGo, non vi costa nulla e magari lo prendete pure a un buon prezzo. Parlando di durata, vi ho detto già che sono 7 ore che lo sto utilizzando, non in modo intenso, con il classico uso che faccio ogni giorno, e ancora abbiamo 3 tacche su 4. Utilizza sempre lo stesso alimentatore di Amazon, quindi non dobbiamo comprare assolutamente nulla. L'unica cosa magari è il fatto che vi occupa la porta jack, ma per quale motivo? Perché così davvero, vedete, anche se fate così non vi cade dalla struttura e avete comunque un dispositivo bello solido, nel caso avete sempre la possibilità di collegarvi attraverso il Bluetooth. Secondo me è una genialata e vi lascerò il link per acquistarlo qui sotto in descrizione. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace se vi è stato utile questo dispositivo, iscrivetevi al canale per non perdere gadget simili a questo e seguitemi se volete su Instagram, Telegram, che trovate sempre qui sotto in descrizione. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!